Amici di EndoChannel, benvenuti a un nuovo appuntamento della rubrica School of First Aid. Oggi andremo a vedere una situazione un po' delicata nella quale potremmo incappare un po' tutti in caso di allenamenti particolarmente intensi. Sappiamo che in situazioni di emergenza è importante avere in anticipo ben presente in testa come comportarci in modo da poter contribuire, pensate, a salvare delle vite. Oggi andremo nello specifico a vedere la situazione nella quale una persona abbia un arresto cardiaco e andremo a vedere tutte le procedure da fare in attesa dei soccorsi. Il tempo è poco, seguitemi, ma dopo la sigla. Volkswagen. Eccoci qua. Oggi siamo insieme ai volontari della Croce Rossa del Comitato di Parma che ci aiuteranno a capire come comportarci in una situazione di emergenza davvero delicata nella quale il tempo è prezioso. L'abbiamo anticipato prima, oggi parleremo di RCP, rianimazione cardiopolmonare, e di tutte le procedure da adottare quando ci imbattiamo in una persona priva delle sue funzioni vitali. Mirko, innanzitutto, cosa si intende per funzioni vitali? Per funzioni vitali si intende quelle funzioni per cui il nostro corpo non può fare a meno, che sono appunto coscienza, respiro e circolo. Se invece ci troviamo di fronte a una persona cosciente che parla e riferisce solo un fortissimo dolore al petto, è sicuramente infarto? Il dolore al petto può essere uno dei sintomi di infarto, ma non solo. I sintomi di infarto possono essere anche il dolore al braccio sinistro, la cute pallida, sudata fredda. Tutto ciò può portare appunto a un infarto. E un infarto, se non prontamente trattato e riconosciuto, può portare ad un arresto cardiaco. Un arresto cardiaco è appunto un'interruzione delle funzioni vitali che, se non prontamente trattate da un soccorritore laico o dai professionisti, può portare appunto alla morte dell'infortunato. Quindi si interviene con l'RCP, giusto? Quindi si interviene con la rianimazione cardiopolmonare, che negli ultimi anni soprattutto è stata insegnata sia ai laici, che si definiscono laici addestrati, sia ai professionisti, sempre più con un occhio di riguardo verso questa tematica. Mettiamo invece il caso in cui troviamo la persona completamente incosciente. Come facciamo a valutare le sue funzioni vitali? Per valutare le funzioni vitali, un laico deve solo guardare coscienza e respiro. Se la persona non è un trauma, non ha subito un incidente o una caduta importante, possiamo chiamare la persona e scuoterla, afferrandola dalle spalle, e guardare se il torace si alza e si abbassa. Se la persona invece è un trauma, l'unica cosa che va a modificarsi, appunto, dobbiamo evitare di scuoterla dalle spalle e andando a pizzicare sulle spalle per creare dolore e quindi cercare una risposta da questa persona. Quanti minuti abbiamo per poter salvare la vita e per poter evitare dei danni cerebrali permanenti? Nel caso di un arresto cardiaco è sempre importante intervenire il più rapidamente possibile. Scientificamente è stato visto che i danni irreversibili all'encefalo avvengono più o meno dopo 10 minuti, quindi è importantissimo allertare subito i servizi d'emergenza chiamando il 118 e intervenire il più rapidamente possibile. Quindi comunicare subito che siamo presumibilmente in presenza di un arresto, giusto? Esatto. Aiutami a capire, cosa dobbiamo riferire per essere il più chiari possibili? Allora, la prima cosa da riferire che ti chiederà un operatore di centrale operativa è assolutamente il luogo. Se non conosciamo il luogo, dobbiamo cercare di essere più chiari possibile, guardarci intorno, dargli dei riferimenti. La seconda cosa sono i parametri vitali, quindi come sta questa persona. L'operatore seguirà una skill dove le domande sono molto semplici. È cosciente? Sì, no. Respira? Sì, no. Quindi Mirko, è importantissimo che la persona che chiama i soccorsi riferisca in modo chiaro e preciso quali sono i sintomi e risponda correttamente alle domande dell'operatore, perché ci sono delle differenze poi, giusto? Assolutamente sì. L'operatore, in base a quello che gli viene detto dalla persona che è sul posto, decide di inviare il mezzo più idoneo per garantire il miglior soccorso all'infortunato.
Se Mirko, non conosco nessuna procedura di rianimazione cardiopolmonare e sono lì che sto aspettando i soccorsi, come posso rendermi utile per agevolare il tutto? Gli operatori di centrale operativa sono addestrati proprio per queste situazioni. E loro utilizzano uno schema che sono le istruzioni pre-arrivo, dove l'operatore che tu hai chiamato, che ha preso la telefonata con te, rimarrà al telefono con te, ti chiederà di mettere viva voce fino all'arrivo dei mezzi idonei per poter fare il soccorso. In quel momento l'operatore cercherà di guidarti in base alle tue esperienze, in base alle tue conoscenze, nel poter fare determinate manovre, che sono appunto quella della valutazione dei parametri vitali e un inizio di rianimazione cardiopolmonare. Poi quando arrivano i soccorsi, niente, io riferisco quanto ho visto, se ho visto qualcosa, e lascio che i professionisti facciano il loro lavoro. Quando arrivano i soccorsi è molto importante riferire tutto ciò che si è visto, sia del paziente sia dello scenario che ci circonda, e rimanere a disposizione fino al termine dell'evento. Questo perché ogni piccola informazione, anche durante il lavoro dei professionisti, può essere importante per il buon esito dell'operazione. Quindi, riassumendo, la cosa più importante è mantenere la calma, chiamare il 118, mettere viva voce e seguire tutte le indicazioni che ci dà l'operatore specializzato al telefono. Rimanere sempre lì e aspettare l'arrivo dei professionisti. Esatto. Già che siete qua, adesso vorrei vedere in pratica come avviene una vostra procedura di emergenza in caso di malore, per esempio. Certo, possiamo farti vedere una simulazione, ricordandoti però che essendo una simulazione, certo, Alcune procedure verranno fatte in maniera semplificata. Bene, in questa puntata abbiamo capito come sia importante intervenire velocemente, tempestivamente in caso di persone in arresto cardiaco. Abbiamo capito che la cosa fondamentale da fare è la valutazione delle funzioni vitali, in modo da riferire all'operatore telefonico del 118 quale sia lo stato di gravità della situazione. Anche la nostra presenza vicino alla persona in arresto è di fondamentale importanza, sempre con l'aiuto dell'operatore del 118 che ci guiderà passo passo in attesa dell'arrivo dei soccorritori professionisti. Ringraziamo i volontari della Croce Rossa del Comitato di Parma che ci hanno aiutato a capire come intervenire in queste situazioni di emergenza. Se avete domande, dubbi, commenti, scrivete qua sotto e io vi aspetto alla prossima puntata di School of First Aid. A presto!